Vorrei sapere chi ha una patologia come me, diabetico 67%, un microinfusore, dove vado a 51 anni a lavorare? Restano solo un paio di mesi di tempo per tentare di sventare la chiusura dello stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti. 71 lavoratori della multinazionale Carrier che dalla sera alla mattina si sono ritrovati a fronteggiare lo spettro della disoccupazione. Da questa mattina sono in presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica assieme ai sindacati FIOM e WILM. E in 11 pagine di procedura non c'è mai scritta la parola crisi, l'ho letto e riletto, la parola crisi non c'è, si parla solo di ottimizzazione, di competitività, quindi è uno stabilimento in buona salute, forte, che produce da anni, che viene spezzettato, viene fatto a spezzatino. Infatti il nostro lavoro viene spostato nel plant di Volpago, Legnago e addirittura quello in Polonia. Quindi il lavoro nostro viene spostato negli altri siti. Noi vogliamo il lavoro in questo plant. La Val Pescara torna nuovamente così al centro delle cronache sindacali, una vertenza sanguinosa per il territorio e per il suo tessuto sociale. Certamente non ci aspettavamo una cosa del genere. Il sentore ce l'avevamo con gli interinali che erano andati via, però non immaginavamo che adesso la decisione fosse quella di chiudere del tutto lo stabilimento. Sono tantissime famiglie del territorio, dice Pagatti, e per noi è un dramma. Ora la vertenza si sposta sui tavoli di trattativa. La politica è sollecitata a trovare una risposta nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo già fatto una richiesta d'incontro sul tavolo della regione con la speranza che venga accolta il prima possibile, perché non dimentichiamoci che sui lavoratori c'è una spada di Damocle della durata di 75 giorni, perché è già stata aperta la procedura di licenziamento. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, però, punta il dito sugli strumenti che mancano a partire dall'istituzione delle ZES. Alcuni strumenti pensati in Europa per rilanciare le aree depresse come le ZES, altri paesi europei li hanno messi in campo subito, vedi la Polonia, ne ha istituite 14 e funzionano, mentre in Italia si fa fatica ad avere, dopo mesi e mesi dalla designazione di un commissario, ad avere la bollinatura della Corte dei Conti per una struttura di missione che consenta di farla camminare.